A più di 20 anni dalla morte, Massimo Campigli è stato ricordato e riproposto a Padova con una rassegna che ne ricollega la pittura al suo affresco del Liviano, la facoltà di lettere voluta dal rettore archeologo Carlo Anti e realizzata dall'architetto Gio Ponti. Massimo Campigli, il grande solitario, è uno dei protagonisti dell'arte italiana più ricca di fermenti, a partire dai valori plastici per oltrepassare il Novecento e arrivare alla simbologia arcana dell'ultimo periodo della vita. La pittura di Campigli, stranamente poco familiare ai giovani di oggi, rappresenta quasi esclusivamente un universo femminile che per gradi conduce a ricercare in modo sempre più essenziale l'archetipo, l'idea della donna nella sua singolarità. Le lunghe letture di Freud, quando in Italia era ancora sconosciuto, lo aiutarono a conoscersi, ad accettarsi e insieme a rendere mitica la donna, unica abitante di un pianeta senza tempo. Ogni artista rispecchia nella propria opera le prime esperienze della vita ed è anche per questo che la lettura di Freud e di Jung gli furono di aiuto nel decifrare l'arte oltre che se stesso. Il caso di Campigli è singolare. Senza conoscere la sua vicenda umana, non sarebbe possibile accettare il chiaro, luminoso, arcaico balletto formato dal suo universo femminile. Prigioniere. Alveare. O harem, come le chiamava, erano le donne incontrate fin dai tempi dell'infanzia, in famiglia. Nelle vie di Firenze. Più ancora nelle visite ai musei. Fiere e gentili, ma trasumanate con la divina grazia dell'autodidatta, come diceva il critico Jean Paulhan. Ci sono molti luoghi comuni da sfatare. Di una riservatezza morbosa, Campigli aveva in mente soprattutto il suo lavoro. Non si dilungava a discorrere d'arte, ma si perdeva volentieri in fantasticherie che continuavano a creare nuove immagini. Gli amici parlavano con meraviglia del suo estraneamento, del suo vivere al di là del reale. Egli pareva indossare una maschera, ma anche i suoi dipinti mascheravano significati misteriosi. Tanto più misterioso e meraviglioso è l'evento accaduto nell'ottobre di 4 anni fa, quando la storia vera di Campigli venne a galla in una circostanza che merita di essere narrata. Un'amica che scriveva d'arte insisteva per costruire una biografia dell'artista e si rivolgeva spesso a Nicola Campigli, figlio del pittore, per avere materiale biografico e iconografico. Alla fine, Nicola si decise a frugare tra le carte rimaste nello studio paterno di Roma e all'improvviso si trovò tra le mani un pacchetto di fogli di carta velina ingialliti dal tempo, scritti a macchina senza interlineatura, così mal ridotti che dovette stirarli uno a uno. E alla fine, dopo una notte di lettura e di emozioni, si rendeva conto di avere tra le mani l'autobiografia del padre, forse già destinata alla stampa, ma rimasta nel fondo di un cassetto. Con gli occhi gonfi di stanchezza e di emozione, Nicola Campigli apprendeva così che suo padre non era italiano, come si credeva, ma di origine tedesca, che era nato a Berlino dagli amori di 2 adolescenti e che il fatto, scandaloso per quei tempi, era stato affrontato portando il bambino a Firenze e affidandolo alle cure della nonna. Essa lo allevò a Settignano. La madre, bella, giovane, elegante, come le ragazze della buona borghesia, gli faceva visita come zia Anna. E zia Anna rimase anche quando si sposò con un industriale inglese che viveva a Firenze e ne ebbe 2 figlie, Edith e Florence. Max visse con loro come un lontano parente della madre. Insomma, il futuro maestro del Novecento italiano era nato a Berlino il 4 luglio 1895. Era vissuto a Firenze sotto il nome della madre
Anna Paolina Ihlenfeld, e quando cercherà disperatamente di essere italiano anche nel nome, tradurrà Ihlenfeld, che fa pensare a un campo di gigli, benché non significhi nulla di preciso, in Campigli, che diventerà il suo nome d'arte fin da quando farà i primi passi come giornalista e poi come soldato. Da bambino Campigli era solitario e sognatore. Fantasticava di un palazzo moresco nel quale avrebbe un giorno riunito le sue schiave regine, affascinanti quando le vedeva al vero tra le pareti di casa o per le strade di Firenze. Ma ancora più magiche e meno inquietanti se le incontrava nelle sale di arte antica dei musei. Era impressionato dalla dominante geometrica di Firenze, ma anche da quella tipica dell'arte egizia. Gli piaceva il sorriso misterioso degli Etruschi. Ho bisogno di quel sorriso, diceva, e più tardi apprezzò le figure stilizzate dell'arte minoica. Ma improvvisamente dovette cessare di fantasticare. La famiglia si trasferì da Firenze a Milano. Il patrigno morì precocemente e Massimo trovò lavoro come stenografo di Renato Simoni e poi come correttore di bozze nella redazione del Corriere della Sera. A quel tempo coltivava ambizioni letterarie, tanto che collaborò con i futuristi di Lacerba. Deciso a guadagnarsi la cittadinanza italiana, scelse di partire volontario nella guerra 1915-18. Combatté sul Carso. Venne fatto prigioniero dagli austriaci e rinchiuso in una fortezza sul confine con la Cecoslovacchia. Di là poteva scrivere alla madre e alle sorelle. C'è una cartolina disegnata da lui che raffigura la sua camera nella fortezza. Un giorno decise di tentare la fuga. Con una uniforme da Gauleiter, un sottufficiale tedesco, fuggì dalla prigione e grazie alla sua perfetta conoscenza del tedesco passò inosservato sui treni e nelle lunghe traversate a piedi che in pochi mesi lo portarono attraverso la Romania e la linea del fuoco fino a Mosca, poi ad Arcangelo sul Mar Bianco, con la legazione italiana. Dopo aver riabbracciato la famiglia, raggiunse Parigi con l'incarico di corrispondente del Corriere della Sera. Era la città sperata. Un giorno dichiarò agli amici che, come lui, frequentavano il famoso Dom, entro 5 anni diventerò pittore e grande pittore. Alla pittura sacrificò ogni cosa. Per ottenere il favore degli dèi, arrivò a gettare nella Senna i suoi bracciali d'oro. Di giorno dipingeva in uno squallido studio in Rue Froidevaux, poi in Rue d'Alésia. Di notte attraversava a piedi Parigi per trasmettere al Corriere le notizie che gli passava la redazione del Matin. Espose per la prima volta a Roma da Bragaglia nel 1923. Fantocci calvi che giocavano agli scacchi. Faceva parte degli italiani di Parigi e dei sette di Parigi, che erano Alberto Savinio, Giorgio De Chirico, Mario Tozzi, Gino Severini, Filippo De Pisis, Renato Paresce, uniti più da un sentimento comune di italianità che di affinità di stile. Con La donna dalle braccia conserte del 1924, tutta asserrata entro lo spazio del dipinto, mostrò un particolare interesse per il modellato, che aveva studiato lungamente nell'opera di Fernand Léger, e continuò con La zingara, Le cucitrici, La donna alla fontana e altri ancora, prima di iniziare quella rarefazione della figura femminile che rese spesso i suoi personaggi esili, eleganti e quasi assessuati. Verso il 1930, con la crisi economica che contagiò anche l'Europa,
Campigli attraversò una lunga depressione. Eppure i consensi non gli erano mancati. Aveva avuto una sala alla Biennale di Venezia nel 1928 e il tutto venduto nella galleria di Jean Boucher nel 1929, dove espose le opere un po' enigmatiche dipinte in Romania durante le vacanze con la prima moglie, Magdalena Radulescu. Fu allora che decise di tornare in Italia. Prese parte a tutte le biennali di Venezia fino al 1958. Espose nel 1931 alla Galleria del Milione, una galleria storica perché aprirà soprattutto all'astrattismo. Ogni due anni andava a New York nella galleria Julien Levy. In Italia era sostenuto a Milano da Barbarù e Gianni, a Venezia dai fratelli Cardazzo, a Roma da Zanini e ancora a Milano da Giuseppe Bergamini. A Parigi, più avanti, entrò in contatto con la Galerie de France di Caputo. Metodico com'era, fin dal 1931 aveva preso l'abitudine di mandare ogni anno, ai primi di gennaio, un foglio con i prezzi aggiornati, introducendo anche da noi il sistema francese dei punti. Sembrava una persona precisa, lucida, razionale, poche parole e molti fatti. Ma si struggeva se gli moriva il cane, come gli capitò con il lupo Fiat durante il soggiorno negli Stati Uniti. Il lupo Russ, che lo accompagnò fino alla fine, era addirittura leggendario. Ancora più tenero, naturalmente, si mostrava con il figlio Nicoletto, nato a Venezia durante la guerra dalla scultrice Giuditta Scalini, la sua estrosa ed esotica seconda moglie, che lo aveva assecondato con maestria durante i lavori di affresco del Liviano. Lo vide impegnato nella litografia. Era un artista eccellente anche in questo campo. Saffo, Il Milione, Tesè, Il Lamento del Gabeliere e altre cartelle oggi introvabili di una straordinaria felicità di mano sono nate al fianco di Fornasetti, Cardazzo, Marderstein, Bulla, Nesto Giacometti. Le litografie rappresentavano in un certo senso il riposo del guerriero dopo gli anni del massimo impegno nell'opera murale, quando l'amicizia con l'architetto Gio Ponti lo portò sulle impalcature per dipingere a fresco il Teatro dell'Arte di Milano, un'opera distrutta fin dal 1934, un'aula del Palazzo di Giustizia di Milano, il Palazzo delle Nazioni di Ginevra, e infine le pareti del Liviano, con una composizione a fresco di suprema eleganza. Naturalmente si dedicava anche alla pittura da cavalletto, specialmente negli anni di Milano, quando fioccavano le commissioni da parte dell'alta borghesia industriale. Per esempio i signori Marmont, proprietari della Ferrania, che acquistarono un grande telero sul tema della fotografia, investito da una luce calma dell'estate. Venivano richiesti anche ritratti, in particolare di signore o di bambine, che rendono campiglieschi i lineamenti lombardi dei soggetti. Gli piacevano molto i ritratti di gruppo.
Quello alla famiglia di Gio Ponti è una magnifica composizione degna della pittura pompeiana. Osserviamo alcuni soggetti ricorrenti. Nei dipinti degli anni 30, per esempio, accanto alla donna troviamo spesso un cane o un'anfora o un telaio, segni di lavoro e anche di equilibrio stilistico. L'anfora, in particolare, si trasformerà più avanti addirittura in un archetipo della figura femminile. Altre volte le donne appaiono in coppia. Questo non è tanto l'emblema del gemello, quanto della duplicità della vita, dello sdoppiamento, della moltiplicazione. Le figure in primo piano hanno gli occhi leggermente asimmetrici per ottenere una maggiore intensità. Talora le sue donne appaiono in composizioni di gruppo, a teatro, sulla nave, sulla scala, nel circo, nelle risaie. Donne senza volto che si sottraggono all'archetipo dell'autoritratto. Questa pittura un po' ambigua, un po' irreale, è fitta di metafore, tanto che si è tentati di leggerla anche per simboli. Che cosa significa la scala? Che cosa il cappello, l'ombrello, il telaio, il tavolo, la scacchiera, il gioco del filo o del diavolo, la collana e tutti gli ornamenti che abbelliscono una donna e allo stesso tempo gravano come una catena, come un segno di evidente schiavitù. Scrivendo di se stesso in un catalogo di mostra, c'è un'autoanalisi piuttosto avvincente. Campigli ama i giochi, i sogni, i travestimenti, essere altrove, essere altrimenti. Ecco la sua nostalgia. Giocare al soldato, al selvaggio, al troglodita, al cavallo, all'odalisca, al gran can dei tartari. Ricerca dello scenario per una vita immaginaria. Il museo offre evasioni nel tempo. Alle sale dei capolavori, Campigli preferisce quelle delle curiosità millenarie, degli oggetti domestici, delle armi. Gli par di violare la casa altrui, di sorprendere vite vissute. Questo brano spiega in poche righe le sue curiosità, il suo desiderio di evasione, il suo bisogno di vivere serenamente fuori del reale. In generale, la sua pittura ha saputo tradurre quelle aspirazioni. Guardiamo ora la scelta pittorica di Campigli, cioè le terre, l'ocra e quel particolare rosa che si combina spesso con il bianco gessoso o con l'azzurro, opachi come nella pittura parietale. Osserviamo anche l'evoluzione graduale che verso gli anni 60 trasforma la donna in un idolo, racchiuso entro uno spazio denso di simboli geometrici, colonne di rombi, forme a otto, clessidre, insomma il tempo dei totem. Queste sintesi portano Campigli alle soglie della pittura astratta, nello sforzo di appartenere al proprio tempo senza venir meno ai significati eterni dell'opera d'arte. A volte scomponeva o ricomponeva le sue donne alla ricerca della collocazione appropriata, secondo le regole della divina proporzione. Storia mi consola della morte, diceva, a giustificare la sua familiarità con i musei, con le letture su culture antiche, con
con le collezioni di arte tribale, i gioielli barbarici, i talismani dell'Africa nera, le pitture aborigene e il famoso tucano del Gabon, tutto in legno, che dominava lo studio a Saint-Tropez. L'arte nasce dall'arte. Nella sua solitudine di artista, portato a rinunciare a tutto meno che al lavoro, nell'estraneamento di cui si è parlato, Campigli rimane un uomo solitario che osserva le donne dietro i vetri del metrò o sui tram di Milano, verso sera, riconoscendo in quelle ore magiche il prodigio sempre nuovo della bellezza che ritorna sulla terra. Trascorse i suoi ultimi anni tra Roma, Milano e Saint-Tropez, dove aveva una bella casa disegnata da lui in mezzo agli ulivi e ai cespugli della flora mediterranea. Ormai era solo. Il lupo lo precedeva dovunque come un'ombra. Campigli era stato conviviale, aveva avuto molti amici, amava l'amicizia, ma generalmente sceglieva personaggi taciturni come lui, capaci di intenerirsi per un gesto, una parola, un piccolo evento. Viaggiava solamente in treno per non separarsi da Ras. Siamo legati come due salsicce, diceva. Nella primavera del 1967 gli fu dedicata una grande mostra nel Palazzo Reale di Milano che lo affaticò, ma gli procurò immensa gioia. Ritornò a Saint-Tropez per riacquistare le forze dopo un intervento chirurgico che non lo guarì. Morì nell'estate del 1971 per un attacco cardiaco. L'abitudine aveva dominato gli anni e i giorni. Cercò di fuggire, ma ovunque si volgesse, si trovava sempre di fronte a se stesso. Era murato da se stesso. Era ovunque se stesso, rispecchiato all'infinito nel labirinto. Questi versi di Dürrenmatt vengono in mente proprio a proposito di Massimo Campigli.